Ciao a tutti ragazzi, sono Fenren, Kerren, WhatsApp, Wopepep. Avevo registrato questo video, ma la registrazione ha deciso di crashare il programma, ha deciso di crashare su se stesso e quindi sto registrando nuovamente più scazzato di prima. Allora, come avevo predetto, tra virgolette, poi vabbè, era una cosa che c'era scritta, non è che l'ho inventato io, non sono Nostradamus, che da qui a breve ci sarebbe stato il Dream Collection che avrebbe ucciso i giocatori del banner della Juventus. Quindi i giocatori del banner della Juventus, come Yuga, che è un glass cannon, quindi che distrugge tutti, sarebbe durato all'incirca 7 giorni. Infatti è così perché Müller, che a pronostico mio, non dirò le stesse cose che ho detto nel video di prima perché non voglio registrare altri 20 minuti di nuovo la stessa cosa. Quindi Müller, a seconda del mio ragionamento, sarà blu. Sarà blu per fermare tutti i top tiratori rossi del momento. Non c'è un top tiratore verde nel meta attuale che può infastidire Müller. Quindi ci troviamo che Müller, fatto bene blu, può essere il killer perfetto per tutti i rossi che circolano in giro e in più può essere anche uno stopper per tutti i blu forti che girano nel meta. Quindi Müller Super Dream Collection blu è, diciamo, quello che serve al momento per ritornare a giocare e non avere uno scola brodo nella porta. Quindi fin qui tutto ok. Tsubasa, per logica, deve essere, diciamo, l'antagonista di Müller, quindi deve essere verde. Forzatamente, perché deve essere quel colore che infastidisce Müller e deve essere quella carta che può segnare a Müller, ma con delle difficoltà. Quindi, che cosa significa? Che Tsubasa può essere fermato da Oi, da Kals, o nel caso delle debuff, vabbè, ma quella è una cosa paradossale. Ci sono tante carte come gli Smith che possono infastidire. Ma se riesce ad arrivare in posizione di tiro, sempre ragionando sul fatto che sia verde, cosa di cui sono sicuro, sarà l'antagonista di Müller. Quindi da una parte ci troviamo un Müller che praticamente sarà il top portiere per i prossimi, almeno per il prossimo mese, si suppone, anche perché non ci sono tiratori verdi che possono infastidirlo attualmente, tranne sempre se è blu, sempre se ho ragione, tranne il nuovo Tsubasa che sempre se ho ragione sarà appunto verde e quindi sarà l'antagonista di Müller. Sempre se ho ragione, sempre se non sto dicendo cazzate. Ma secondo il mio ragionamento logico che ho fatto nel video di prima, che ho fatto tutto il ragionamento a seconda dei vari colori usciti prima, e quindi perché ora Müller dovrebbe essere verde, ora Müller dovrebbe essere blu e Tsubasa dovrebbe essere verde, che ho fatto un ragionamento di 3 ore, ma OBS ha deciso di crashare, o in questo caso Streamlabs, perché non è neanche più OBS. Streamlabs ha deciso di crashare, non li ripeterò altre 7 volte perché devo scendere, va bene, abbravacci cicoccò, ci mette sul comodo. Insomma, andando al qui proprio della discussione, Müller, secondo me, blu, spacca il meta attuale perché ferma tutti i rossi, fermerà anche i blu che sono usciti fino ad ora, viene spaccato dai verdi, non ci sono verdi in meta, tranne sicuramente il nuovo Tsubasa che secondo me sarà verde. Difficile arrivare con Tsubasa in porta? Sicuramente, ma nel momento in cui arrivi in porta aprirà Müller, quindi esce l'antagonista per tutte le carte uscite fino adesso, ma esce allo stesso tempo l'antagonista per il portiere che uscirà per fermare tutte le carte uscite fino ad ora. Quindi ci troviamo perfettamente con il discorso. Sono riuscito a calzare tutto in 4 minuti. Buona, raga, ha tutto senso, quello che sto dicendo ha tutto senso, i colori hanno senso, ha tutto senso. Quindi video corto, riassunto tutto in maniera veloce, tutto quello che sto dicendo ha un senso. Ci troviamo, non vorrei dire una cacata, ma la posa di Tsubasa dovrebbe essere quella proprio dopo il gol a Müller. Ricercherò dopo le scanse del manga per esserne sicuro, perché non vorrei dire una grande cazzata. Ma probabilmente sarà così, probabilmente è proprio quella la posa dopo il gol. Però non vorrei dire una grande cazzata, quindi teoricamente parlando, Müller killer di tutti i giocatori attuali, Tsubasa killer di Müller. Ci troviamo, chapeau, perfetto. Vi ricordo tutte le sere siamo su Twitch in live e in più vi ricordo che c'è un fantastico gruppo Telegram in cui potete trovare di tutto e di più. Vi ricordo anche che gli sconti della Huawei
Domani è l'ultimo giorno, perché venerdì si refreshano, quindi anche nel caso in cui non li utilizzate potete iniziare a riscattare coupon in modo da poi poterli utilizzare successivamente, non è che li dovete utilizzare subito, quindi riscattarli non costa niente. Per questo video è tutto, spero di essere stato d'aiuto, anche se ho soltanto detto i colori, quindi a Maravacci Ciccocotri ci mette sul comò, magari sbaglierò, magari no, questa è la mia idea, ci becchiamo dopo il live per la maratona. Kisses Zuccherati e sayonara baby!